diciamo, parte dedicata ai pennelli. Nella prima parte vi lascio qui il link. Avete visto diciamo dei mini video e delle piccole spiegazioni riguardanti i pennelli da viso. E oggi ho deciso di parlarvi dei pennelli da occhi e vi ricordo che questa tipologia di video mi è stata sempre consigliata da Rossella, a cui mando un bacione. Allora, anche oggi vedrete dei mini video. Io di pennelli occhi ne ho un bel po', ma vi ho fatto vedere, diciamo, i mini video solo per ogni singola tipologia di pennello, ad esempio d'applicazione, da sfumatura, ma non tipo l'applicazione per ogni mio singolo pennello da applicazione, perché altrimenti sarebbe venuto tipo un video da 30 ore, penso. E quindi inizierei subito. Scusate se ogni tanto sparisco, ma ce li ho qui accanto sulla sedia. Partirei dai semplicissimi pennelli di applicazione. Allora, secondo me quelli anche più validi e più economici sono questi qui di Essence. Io ne ho due uguali, anche perché sono dell'idea che quelli d'applicazione non sono mai troppi. E sono questi pennelli fatti, diciamo, a lingua di gatto, quindi piatti, non molto fitti a livello di setole. E servono appunto ad applicare l'ombretto su tutta quanta la palpebra senza particolari cose, insomma, sono dei pennelli semplicissimi. Io da applicazione, come vi dicevo, ho questi due di Essence. Ho poi questo qui di Elf, che è l'Eyeshadow e C-Brush. Si chiama C perché, come vedete, è leggermente più grandicello e ha la punta un po' più a forma di C proprio. Poi ho questo qui di Kiko che io lo adoro ed è l'Ice 202, anche questo, come vedete, è semplicissimo. E ne ho alcuni di un set di Bacoins che avete visto anche qualcosina dal video sui pennelli di viso. Sono questi qui con il manichetto rosa. Ho questo qui che è, diciamo, proprio tra quelli che utilizzo di più. E un altro che sembra simile, ma come vedete ha le setole molto più grandi, più lunghe, quindi è sempre da applicazione, ma diciamo per un'applicazione un po' più grossolana. Ad esempio, se dovete applicare su tutta la palpebra un ombretto di uno stesso colore, questo qui è fantastico perché c'è, tipo, velocissimo, però è molto più grande. Ho poi questo qui di Pupa, che è anche abbastanza recente, non ha né un numero né niente. E rispetto agli altri ha le setole più durette, no durette, più fitte, diciamo, e compatte fra di loro. Infatti mi ci trovo bene ad usarlo per ombretti particolarmente polverosi o proprio per i pigmenti. Poi ho due del set acqua di Neve Cosmetics e sono questi due. Uno un pochino più ampio che è questo qui. E uno leggermente più stretto e più piccolino che è questo, e anche questi io li adoro, cioè proprio i pennelli del set acqua in generale. Magari fatemi sapere se vi interessa una review proprio dettagliata di questo set. E poi ho questo qui di Marie Arnaud, che anche questo è un semplicissimo pennello piatto. Altra tipologia di pennello sono questi qui che, come vedete, sono leggermente angolati e belli pienotti, cicciottini, insomma. Questi qua io ripeto sempre quello che ho detto anche nel video dei pennelli del viso: secondo me ognuno li usa anche più come si trova meglio, in base alle proprie esigenze. Secondo me non c'è proprio delle regole fisse. Ecco, io questo qui lo uso per sfumare l'ombretto alla fine dell'occhio, per incominciarlo a portare verso l'alto, perché comunque essendo così leggermente obliquo va bene nella piega e quindi riesce intanto a diffondere il prodotto. E ne ho due di questi. Uno è appunto questo qui, sempre del set di Bacoins, e un altro è di Kiko e precisamente è l'Ice 201 ed è questo qui. Ci sono poi dei pennelli da sfumatura qui e ne vorrei un attimino distinguere vari tipi. Ci sono quelli da sfumatura più piccolini, come ad esempio sempre questo qui di Essence, che come vedete non è molto grande e permette di fare delle sfumature molto molto precise nell'angolo dell'occhio e di sfumare bene. Questi di Essence
e sono davvero tanto economici perché vengono 2,50 euro se non ricordo male, una cosa del genere, e sono fantastici. E io li lavo, non perdono setole, non perdono colore e non si spelacchiano, rimangono morbidissimi, quindi assolutamente io questi ve li stra consiglio. Quindi appunto ho questo qui di Essence. Ho questo sempre del set di By Coins, che diciamo è uno di quelli che ha fatto più una peggior riuscita, perché come vedete è abbastanza spelacchiatino, però è comunque rimasto molto morbido. E poi ne ho due doppi, e ora vi faccio vedere la parte che ci interessa a noi, poi dopo l'altra sarà per dopo. E sono entrambi da sfumatura piccolini, ma rispetto agli altri molto molto più compatti. E quindi trattengono molto colore e magari bisogna un attimo dosarli meglio. Ed entrambi sono di H&M. E questi qui sono quelli proprio della linea, non so se ha un nome questa linea, sono quelli proprio bianco e panna. E poi ci sono quelli, diciamo, classici, che sono questi totalmente neri. Ed entrambi sono doppi come pennelli. Hanno entrambi da una parte questi qui da sfumatura e di qua quelli lì da eyeliner. E vengono anche questi davvero pochissimo e sono molto molto buoni. Soprattutto io mi trovo benissimo con questo qua bianco, anche se ha una pecca, che per quanto io lo possa lavare non ritornano mai le setole bianchissime. E questa cosa un po' mi infastidisce. Per quanto riguarda invece i pennelli da sfumatura un po' più ampia, come questo, ora vi faccio vedere la differenza ad esempio con quello di Essence. Come vedete è davvero netta la differenza, quindi secondo me bisogna cominciare prima di precisione con quello più piccolo e poi si va a sfumare bene il colore a diffonderlo bene con questi qui un pochino più grandi. Questo come vi dicevo è col manico rosa, è anche di By Coins anche questo, ma anche questo non so se riuscite a vederlo, è un po' spelacchiatino. E poi un altro è sempre di un set di By Coins, che però è davvero morbidissimo. Sono questi con il manico blu. E anche questo, come vedete, è davvero molto molto fitto e grandicello. Ultimi pennelli, diciamo, della categoria da sfumatura, non so se li possiamo proprio definire da sfumatura, sono quelli fatti leggermente a penna. Vi faccio vedere questo, che come vedete è proprio fatto a pennino. Io questo qua lo uso se voglio intensificare in maniera più netta e precisa l'angolo dell'occhio, come vedete anche nel video, e in questo modo riesco, diciamo, a intensificarlo di più. Poi se voglio uno stacco più netto lo lavoro con questo, se voglio amalgamarlo al resto del make-up lo lavoro con un pennello da sfumatura più grande tipo questo qui. Questo, come vedete, anche è di By Coins ed è fatto davvero molto bene. Le setole di questi pennelli a penna sono davvero molto 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 fitte e sono davvero perfetti anche per lavori di precisione. E se fossero un po' più piccoli potrebbero essere buoni anche per la rima inferiore, ma io non mi ci trovo particolarmente bene. E un altro a penna è sempre questo qui del set Acqua di Neve Cosmetics, anche se come vedete è più piccolino, quindi magari questo riesce a essere anche un po' più di precisione per la rima inferiore. Poi questo pennello grande, non so se definirlo da sfumatura, non saprei, comunque come vedete è molto grande e ampio e bello fitto. Io questo qui lo uso per sfumare nell'arcata, mi ci trovo davvero benissimo, anche se in effetti a vederlo sembra molto molto grande, ma è davvero comodissimo per sfumare l'arcata. È uno proprio dei miei preferiti, infatti ultimamente sto usando praticamente solo questo per l'arcata e a volte lo alterno con quelli grandi da sfumatura perché comunque anche questi riescono a diffondere bene il prodotto. Un'altra categoria è quella degli eyeliner, dei pennelli d'eyeliner, che in realtà anche questi possono avere davvero mille usi, questi ne ho una marea. E partiamo da questo qui del set Acqua di Neve, sono tutti quanti caratterizzati da questo taglio obliquo delle setole, e in realtà possono essere usati sia per le sopracciglia, infatti questo ve l'ho fatto vedere proprio nel video, per riempire le sopracciglia usando il kit di Wet n Wild. E sia come eyeliner e per i passaggi, anche se io con l'eyeliner in genere non mi ci trovo. Se voglio fare però delle righe d'eyeliner, ad esempio con degli ombretti o delle matite, assolutamente sì. E anche per sfumare sotto l'arcata, anche se non è fra quelli che io preferisco, però assolutamente
potrebbe essere ottimo anche questo tipo di utilizzo. Vi ho fatto vedere appunto questo del set acqua. Ho poi questo di Kiko che è l'Ice 204 ed è anche questo semplice, sono tutti uguali questi pennelli, quindi quest'altro di Essence, che quindi questo qui della Essence è fra i più stabili, diciamo, nell'applicazione delle lamere. Mi ci trovo benissimo ed è questo qui in rosa. Li vedete tutti un po' sporchi perché devo lavarli. Le due parti, diciamo dietro dei pennelli da sfumatura che vi ho fatto vedere prima, e poi ne ho uno di Catrice che è doppio, che ha da un lato appunto la punta questa qui tagliata, e poi dall'altra questa qui fatta a beccuccio con questa punta molto 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 fina che io adoro per applicare l'eyeliner in gel, come vedete infatti nel video. Mi scuso per l'inquadratura, ma non riesco proprio a mettere l'eyeliner e guardare lo specchio, guardare la videocamera è una cosa tipo assurda. Però mi piace tantissimo perché è l'unico con cui riesco a dosare anche lo spessore che voglio dell'eyeliner. Con gli altri io non so perché, ma non ci riesco. Dato che non so quanto avrete visto dal video, ve lo faccio un attimo vedere qui il risultato dell'eyeliner. Riesco davvero a dosarla come voglio in questo modo. Un altro che io onestamente non uso mai è sempre della Essence ed è questo qui fatto diciamo in silicone, che sarebbe per prendere i glitter. Ma come vi ho detto io non lo uso davvero mai perché non mi ci trovo molto bene, preferisco usare pennelli con le setole diciamo un po' più fitte e compatte, come ad esempio quello che vi ho fatto vedere che è questo qui. Oppure quelli piatti del set acqua di Neve Cosmetics, anche sono davvero ottimi. Come sempre, sto creando un video lunghissimo. Infine ci sono due pennellini più da precisione, che sono quelli fatti così piccolini, quindi che sono molto molto piccoli, che io utilizzo per applicare il punto luce e per sfumare la matita o un ombretto, come in questo caso, sotto la rima inferiore dell'occhio. Mi ci trovo benissimo perché come vedete è davvero minuscolo e quindi riesco ad essere molto precisa, perché ci ho provato anche con altri ombretti, ma quando vado a fare questo genere di lavoro con altri pennelli mi esce fuori una cosa tipo pugno in faccia. Un altro pennello che adoro per fare questi lavori è questo di H&M e anche questo, come vedete, ha questa puntina piccola piccola piccola. Tant'è che lo vedete sporco di verde perché l'ho proprio utilizzato per questo trucco. E anche questo è davvero molto molto valido come pennello. Io se dovessi consigliarvi, ad esempio per chi inizia adesso a truccarsi e non ha tanti pennelli, dei pennelli da prendere, un set molto completo è quello punto acqua di Neve Cosmetics. Prendere i singoli pennelli da Essence, ad esempio. Per iniziare, quelli assolutamente necessari per me sono un pennello da applicazione, uno da sfumatura piccolo, uno da sfumatura un po' più ampio, uno angolato per eyeliner sbarra sopracciglia e uno magari più piccolino da precisione. Secondo me questi sono, diciamo, quelli base per iniziare e cominciare un pochino a prenderci la mano. Io spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia tenuto compagnia. E ci vediamo al prossimo. Un bacio, ciao!